Allora, buonasera, abbiamo dato il via alla registrazione, questo è il nostro webinar dedicato a CLIL e ICT, quindi CLIL e SIC. Questo webinar sarà condotto dalla nostra collega Alessandra Paoli, che fa parte del nostro progetto Team for CLIL. Come sapete, per chi non fa parte di questo progetto e ascolta semplicemente il nostro webinar, questo è un progetto Erasmus Plus K1, appunto dal titolo Team for CLIL, che vede in cordata 13 scuole toscane ed è dedicato al CLIL e al curriculum verticale. Credo che il seminario di oggi, il webinar di oggi sarà molto interessante perché Alessandra ci presenterà tutta una serie ci darà, offrirà una serie di spunti di lavoro e di riflessione. Io credo che sia giunto il momento di passarle la parola. Prima di passarle la parola, vi ricordo di utilizzare il foglio firme con il link che vi ho messo nella chat e che via via scriverò nella chat, e qualora qualcuno non avesse possibilità di firmare perché si trova collegato da un telefono o da un tablet, potete mandarmi in chat privata il vostro indirizzo mail e io vi giro il link del foglio firme. Ok? Comunque vi ricordo che ci sarà anche alla fine di questo webinar una piccola attività da svolgere e che lo svolgimento dell'attività funzionerà da foglio firma, quindi anche se qualsiasi una firma di presenza, quindi anche se qualcuno avesse problemi a firmare, fatta l'attività risulterete, comunque verrete registrati come presenza. Allora, io senza altri indugi eviterei di presentarmi in video perché rubiamo bande e tempo e nessuno interessa. Presenterei e passerei la parola ad Alessandra Paoli. Ale, se vuoi iniziare, io interrompo la condivisione del mio schermo. Tu puoi intanto caricare la tua presentazione. Ecco, la presentazione sta caricando. Io do la parola a te e auguro a te. Un attimo, sto Sì, ok, registrando. sì, non c'è nessuna fretta, tranquilla. L'importante è che funzioni il microfono. Sta caricando. Purtroppo un po' ci vuole. Intanto saluto tutti, benvenuti stasera a questo quarto webinar del nostro gruppo Team for CLIL. E questa sera prenderemo appunto in esame alcune delle possibilità che il web può offrire per integrare quindi le nostre lezioni e la nostra programmazione CLIL. Direi che questa presentazione può servire sia diciamo ai docenti di materia non linguistica che quindi si apprestano a fare CLIL, ma anche ai numerosi, so qui, docenti di lingue straniere, perché comunque sono tutte risorse che aiutano nell'apprendimento della lingua straniera. E mi dispiace ora questo momento di pausa, però la presentazione carica molto lentamente e siamo al 60%, quindi penso che presto potremo in qualche maniera vederla. Nel frattempo vi anticipo che alla fine della presentazione, dove cercherò appunto di illustrare alcuni web tools di diverso genere, proprio per cercare di accontentare un po' tutte le discipline, ma anche entrambi gli ordini di scuola,
E ovviamente questa presentazione non ha la pretesa di essere esaustiva perché, come sapete, il web offre una miriade di software e di risorse che si aggiornano giorno per giorno, per cui è anche difficile poi dare un qualcosa che sia veramente aggiornato. E ancora sto aspettando la conversione. Ecco, forse ci siamo. Siamo, eccola qua. Riuscite tutti a vedere? Spero che si possa sentire e vedere bene. Qualcuno mi dà un cenno di Sì, io vedo la copertina, risposta? quindi credo che la vedano tutti. Antonella dice non vede, ora vede. Ah, ecco, perfetto. Allora possiamo iniziare. Dunque, la presentazione è in inglese perché comunque ho ritenuto che la lingua, però non, della lingua insomma, di trasmissione generale un po' che ci accomuna è nella maggior parte dei casi l'inglese, ma comunque verrà come sempre commentata e spiegata in italiano. Quindi Team for CLIL e quindi CLIL e ICT, quelle che noi chiamiamo in italiano le TIC, cioè la tecnologia è della comunicazione e vediamo alcuni contributi che il mondo digitale e mobile può fornire alla realizzazione della metodologia CLIL. Allora, all'inizio ho fatto una breve cornice un po' per spiegare come CLIL si aggancia al mondo delle TIC. È logico che il potenziale che il mondo del digitale e dell'apprendimento attraverso la telefonia mobile, per esempio, è veramente enorme. E già nel report della Commissione europea del 2012, quando si era vista l'importanza del CLIL come agente di miglioramento nel sistema di apprendimento e insegnamento della lingua straniera, ci siamo trovati alla definizione di CLIL come una metodologia che sviluppa la lingua straniera nel contesto, perché nessuna capacità ovviamente può essere sviluppata senza un contesto e un contenuto che la contraddistingua. Da qui quindi si arriva alla realizzazione del mezzo attraverso il quale il contenuto viene trasmesso. E questo mezzo è il messaggio stesso. Per cui, come diceva McLuhan, il mezzo con cui io trasmetto il mio messaggio diventa esso stesso contenuto, diventa esso stesso parte della trasmissione del contenuto stesso. Ecco perché poi la tecnologia entra nelle scuole e viene a interagire un po' con tutte le discipline, come secondo penso quasi tutti voi avrete provato a cimentarvi nell'uso delle cosiddette nuove tecnologie nella didattica e a maggior ragione nel CLIL. Vediamo perché, come il CLIL e le ICT interagiscono e in che maniera. L'uso della tecnologia chiaramente nello studio delle lingue non è nuovo. Già negli anni Ottanta, per esempio, si parlava del CALL, cioè il Computer Assisted Language Learning. Quindi sì, appena il computer entra nell'istruzione, si vede che può essere sfruttato per l'apprendimento e l'insegnamento della lingua. Da qui poi, negli anni a seguire, si susseguono altre metodologie che hanno a che vedere con la tecnologia e sono quasi tutti, come vedrete, acronimi. Abbiamo il TEL a fine anni 90, cioè il Technology Enhanced Language Learning. Si parla anche di WELL, cioè di Web Enhanced Language Learning, che ha sempre a che vedere con il web e quindi con la rete. A seguire
nel 2000 è Warshauer e Kern parlano di Network Based Language Learning, che ha sempre comunque a che vedere con lo sfruttamento della rete o della rete di reti a sostegno dell'apprendimento e dell'insegnamento della lingua straniera. Si arriva poi nel 2008 alla definizione di MAUL, cioè una volta che i device mobili acquistano diffusione, ecco che abbiamo non più la computer assisted, ma la mobile assisted language learning. Questo per dare un quadro di come man mano nel passare degli anni la tecnologia sia entrata in maniera importante, in maniera potente all'interno del processo di insegnamento delle lingue straniere. Ora è chiaro che sia il CALL, il cosiddetto CALL, il Computer Assisted, che il MAUL, Mobile Assisted Language Learning, all'interno del loro acronimo focalizzano l'attenzione sulla parola assisted. E questo è molto importante perché si dà all'apprendimento una specifica dimensione sociale, cioè un qualcosa che ti aiuta, ti assiste, e questo è vero anche per il CLIL, che sia quindi apprendimento formale, informale o non formale, che voi sapete sono i tre tipi di apprendimento anche che la comunità riconosce, la comunità europea, come facenti parte del nostro Long Life Learning. Lo stesso è vero per il CLIL, perché il CLIL ha all'interno della propria metodologia questo concetto di assistenza, di aiuto al discente. Quindi CLIL, se vogliamo, costituisce un punto di unione, si trova un po' a nascere all'interno di queste due teorie, quella del CALL, Computer Assisted, e quella del MAUL, del Mobile Assisted. E quindi perché usare le ICT nella lezione CLIL? Quindi non è che per la lezione CLIL si debba per forza usare le tecnologie, si possono fare bellissime lezioni CLIL anche senza l'utilizzo delle nuove tecnologie. Però ovviamente l'uso delle tecnologie costituisce una sorta di facilitatore sia per il docente che per lo studente. Vediamo per esempio perché le TIC costituiscono un vantaggio al Language Teaching and Learning Process. Costituiscono un vantaggio al processo di apprendimento della lingua e anche all'insegnamento perché facilitano l'esposizione al linguaggio autentico. Basta pensare che se io mi collego quindi via web posso ascoltare dei podcast con materiale autentico, posso anche vedermi dei video con materiale autentico, delle video lezioni, per esempio in modalità flipped classroom, e quindi ho il linguaggio autentico e sappiamo bene che nel CLIL l'uso del materiale autentico è basilare quando si progetta la nostra unità didattica. In secondo luogo, la tecnologia permette l'accesso rapido a una ampia scelta di informazione e anche queste informazioni le posso trovare in una varietà di lingue diverse e anche della stessa lingua, anche volendo in varietà di accenti. Posso cercare, per esempio, se mi interessa l'accento americano oppure australiano, a seconda del mio scopo, il mio obiettivo all'interno della mia lezione. Il terzo punto, che direi anche questo molto importante, è che dà l'opportunità alle persone di comunicare con il mondo e questo lo stiamo facendo proprio adesso perché è attraverso la tecnologia che abbiamo la possibilità di appunto comunicare sia a livello quindi formale come in questa specie di lezione, che è anche informale, quindi mette in contatto il mondo e anche il mondo dell'istruzione, quindi non solo i docenti, ma anche docenti con altri docenti stranieri e studenti. Permette quindi
un approccio che è student-centered o learner-centered, dove lo studente è al centro del processo di apprendimento, e anche questo è un concetto che è stato più volte anche ribadito dalle colleghe che mi hanno preceduto nei loro seminari. E punto 5, sviluppa l'autonomia del discente, in quanto il discente può, attraverso la tecnologia, rivedere alcuni passi della lezione, per esempio, che non ha capito, può procedere secondo il suo passo, e quindi da questo punto di vista la dimensione sociale del CLIL collegata alla tecnologia è quella di essere anche molto inclusivo. Quindi CLIL come procedura e metodologia inclusiva, perché permette l'espressione individualizzata. Questo è quindi per quanto riguarda quindi questa specie di premessa per collegare le tecnologie al CLIL. Quindi, come possono contribuire le te nuove tecnologie, quindi i web tools che troviamo costantemente, che ci vengono presentate sul web? Ci possono offrire tutta una serie di possibilità. Si parte dal materiale autentico di cui abbiamo già parlato in lingua straniera, come videoclip, animazioni, podcast, webcast e chi più ce n'ha più ce ne metta. Ci può offrire degli ambienti online, degli ambienti di e-learning oppure dei social channels, dei canali attraverso i quali comunicare, oppure caricare le proprie lezioni, piattaforme, oppure attività di video e voice conferencing, come stiamo per esempio facendo adesso. E punto 3, ci può appunto offrire tutta una serie di app, software o web tools o risorse 2.0, 3.0, come le volete chiamare, che sono di supporto alla didattica. E punto 4, l'apprendimento game-based, cioè che sfrutta praticamente la struttura del gioco di ruolo a sostegno dell'insegnamento. Nel nostro webinar di oggi pomeriggio prenderemo in considerazione quindi il punto 3, quindi i web tools e alcune app e software, scusate, che possono essere utili e spero vi possano essere utili per la vostra didattica. Allora, quella che vi presento è una scelta di web tools che però non ha la pretesa né di essere esaustiva né di essere una completa novità. Come vi dicevo, può darsi che molti di voi che magari nelle tecnologie hanno più esperienza di me li abbiano già usati e li conoscano, quindi vi chiedo pazienza, perché non potevo proprio sapere, ho cercato di spaziare e di presentarne alcuni diversi, ma probabilmente insomma sono già anche conosciuti. La cosa più interessante è che sono comunque facili da usare, ho scelto tutte cose che siano accessibili anche a coloro che magari non hanno tanta dimestichezza con il PC o con il tablet e che non vogliano poi investire molto tempo, perché sappiamo che insomma il nostro tempo è sempre poco e quindi dobbiamo cercare di ottimizzare il tempo in maniera ottimale. Sono tutti, dicevo, quindi di facile uso, sono tutti gratuiti, almeno nella versione basic. Voi sapete che ogni app, ogni software a volte presenta una versione free e poi una versione, diciamo, professionale, per la quale si deve fare quindi si deve dare una quota di iscrizione, quindi pagare una piccola quota per avere più funzioni. Però diciamo che questi tool sono già a livello free, quindi a livello gratuito, già così sono molto utili e possono già essere utili, cioè possono, dicevo, essere già esaustivi e risolverci molte problematiche. Allora, purtroppo non ho le foto.
Non riesco, cioè la presentazione è stata caricata, però Simona non ho le foto, per cui mi sarà difficile far capire bene quello, perché avevo messo le foto appunto per far capire a cosa mi riferivo. Ora, nel caso di Wiki Wong non ho bisogno di grossissime foto, però avevo fatto degli esempi. E va bene, vediamo come fare. Partiamo con WikiWand, che non so se conoscete, è l'interfaccia grafico moderno di Wikipedia. Quindi Wikipedia è conosciuta da tutti, è questa enciclopedia online multilingue. E se io però voglio dare un'interfaccia grafico più moderno e comunque più accattivante, specialmente per quando devo presentare qualcosa ai miei studenti o a differenza magari far fare a loro delle ricerche, Wikiwond ha la capacità di essere molto più accattivante, è più sito web e meno enciclopedia. E un'altra caratteristica utile è che non ho bisogno di passare da un link all'altro aprendo altre pagine perché nella colonna a sinistra della home page mi appaiono già tutti i riferimenti, gli indici dei paragrafi e quindi facilmente posso navigare su questa pagina con un semplice clic senza bisogno di fare lo scroll, no? Quello che per vedere il paragrafo seguente devo comunque far srotolare tutto il percorso di Wikipedia. Allora, Ah, come Ale, senti, possiamo scusa, entro un fare che attimo io non per vedo dirti, una cosa nessuna che potremmo foto? fare è se tu mi mandi la presentazione per posta, io la carico insomma, la carico altrove e cerco di condividere le immagini con tutti, nel senso non sullo schermo, ma magari tu le descrivi e le persone che le vanno a guardare, non capisco perché non carichi le immagini, forse perché è troppo pesante, capita. Sì, può darsi che essendoci molte foto ho fatto, perché altrimenti potrei fare il rimando su Ascolta, ma se internet, tu però la non so se presentazione me la mi mandi e io prende. te la converto in PDF, forse diventa più leggera e quindi puoi ricaricarla. Il PDF è sicuramente Io il più PDF ce leggero l'ho, e quindi posso ti provare snellisce molto il peso dei a dati, caricare. capito? Quindi se tu provassi, perché vedo che è un PPTX, quindi se tu vuoi provare quella strada lì, noi aspettiamo 2 minuti e non succede niente, insomma, ecco, se credi che possa essere una soluzione. Il PDF le visualizzi bene le foto. Mi dici, ma magari come torno E indietro, fa puoi interrompi ritornare condivisione, a interrompi caricare il condivisione, se vuoi documento lo posso fare, ecco, e dai ok. tu. Se tu vuoi caricare adesso il PDF anziché il PowerPoint, sicuramente ci saranno le immagini. Lo schermo dici Possiamo che ce la provare, facciamo, eh? però siccome non siamo pochissimi online, è vero che non siamo tantissimi, però io credo che sia più semplice con il PDF, per esperienza. Poi tu ce l'hai sotto mano? Se no me lo mandi e te lo converto io, Guarda, mentre sono già in tu, dubito. che ne so, parli di. Eccolo, ammazza, già lo stai caricando. Sì. Ecco, lo sto Tranquilla, tanto caricando. voglio dire, Sì. questo è come né più né meno di una lezione, con gli inconvenienti che ci sono e il vantaggio di non dover fare 300 km. Oltre a quello di sentirsi per bene. Vedo che Pensavo Alessandro è che. riuscito a collegarsi, mi fa molto piacere, vedo che si stanno unendo altre persone, ciao Marisa. Un attimo di pazienza, così. Sì.
Tu fai la prova con un, dice Alessandro Maledetto Adobe e gli aggiornamenti. Sì, concordo. Mi Sì, tu chiede se prova a scorrere, io adesso lo vedo mi bene, lo vediamo bene il tuo PDF. Se tu, se vuoi, provo a scorrere tu. Eccole, eccolo qua. Sì, lo sto facendo. Allora, eravamo a Wiki Eccolo. Wonder. Allora, cominciamo. Allora, riprendiamo. Sì, parlavamo. Sì, va bene, grazie Simone. Grazie mille. Allora, è apparsa la nostra Wiki Wand e per farvi capire come funziona, avevo appunto fatto lo screenshot di una ricerca a caso, per esempio l'Irlanda, dove so che molti di voi comunque andranno a fare il job shadowing, e questa è l'interfaccia, è la home page di Wikipedia. Vedete quindi come appare, questa è la classica. Se voi invece chiedete di passare a WikiWand, automaticamente tutte le volte che cercate una cosa su Wikipedia ve la trasforma in WikiWand, e questo è invece l'interfaccia con la stessa pagina però con WikiWand. Come vedete è molto più leggero, è molto più leggibile. C'è questa colonna a sinistra dove avete già tutti i paragrafi che riguardano la terminologia qui Irlanda, e quindi facilmente potete navigare e vedere cosa vi offre il sito. Tra l'altro, da qui non è possibile perché non siamo online, però voi poi avrete questa presentazione con i link già attivi. Io la caricherò nella cartella che è già pronta nel Twin Space. La cartella si chiama appunto Paoli, che è il mio cognome, e CLIL and ICT, per cui troverete la presentazione, così vi potrete, per chi non conosce questa WikiWand, divertire. Se voi per esempio cliccate sulle parole in blu, già vi si apre direttamente, senza dover cambiare pagina, la piccola spiegazione, la definizione, e quindi è molto più facile da navigare e da fruire. E questo per quanto riguarda WikiWand. L'altra, visto che parliamo di inglese, è Simple English Wikipedia. Questa è una versione di Wikipedia in inglese semplificato. Quindi nei paesi anglofoni si usa con i bambini, con gli studenti delle classi inferiori, perché la scelta del vocabolario è stata fatta in modo che sia più accessibile, quindi a un pubblico, a degli utenti di più giovani, e quindi con fewer words, come dice qui, con meno un vocabolario meno difficile e con una grammatica semplificata. Quindi a noi docenti fa comodo trovare del materiale che Wikipedia ci offre già semplificato, e quindi molto più facile da presentare ai ragazzi nelle nostre lezioni. Anche qui ho fatto degli screenshot. Questo è per esempio, ho scelto una parola a caso, Colosseum. Questo è come sarebbe in WikiWand e quindi in Wikipedia, perché il testo è lo stesso, l'uscita è della parola del termine Colosseum. Se invece lo vado a scrivere mettendo nella barra in alto, non scrivo in Google Wikipedia e basta, ma scrivo Simple English Wikipedia, a quel punto lì io mi ritrovo questa versione. Quindi ora, se noi paragoniamo il Colosseo, eccetera, eccetera, Amfiteatrum con la dicitura in latino, mentre nella seconda versione, molto più semplice, conosciuto come Anfiteatro nella città di Roma, la costruzione iniziò, quindi molto più facile anche da leggere e da capire da parte dei nostri studenti. Io questa versione di Wikipedia la uso molto e mi sembra molto utile, anche per i ragazzi che a volte si lamentano di non capire e di dover cercare troppe parole nel dizionario. Spero, insomma, che anche voi poi, quando farete delle prove,
secondo quella che è la vostra disciplina, quindi andrete a cercare quei nomi, e quelle notizie che vi interessano, la possiate trovare interessante e utile. La seconda app che potete scaricare sia su device mobili che sul vostro PC è Sketch. Sketch essenzialmente è tutta un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza, perché è un'app che mi serve per ritoccare foto e immagini in maniera molto semplice e molto veloce. È vero, ci sono tutti i programmi di ritocco immagini come Photoshop, eccetera, però hanno dei procedimenti un pochino più complessi, mentre invece Sketch è facilissimo, è intuitivo, basta scaricarlo e ovviamente fate un sign-in mettendo la vostra mail e una password e dopodiché lo avete sul vostro PC o sul vostro tablet, potete caricare le foto o fatte con il device o comunque che avete preso dal web e ci potete disegnare sopra e quindi prepararle per la vostra lezione, oppure gli studenti le possono preparare per magari presentarle ai compagni o in un lavoro di gruppo. E per avere un'idea, per esempio, è qui una foto di una città e poi queste frecce io le posso fare attraverso questa app che è Sketch, che mi dà una sorta di pennina con la quale posso fare frecce di diverso colore. Posso inserire il testo, come vedete qui, Car Park Infant Hall. Posso inserire anche delle faccine per dire appunto se questa cosa mi piace o non mi piace. Oppure posso disegnare sopra per evidenziare. Per esempio, qui ho scelto una foto in lingua tedesca per introdurre specialmente il vocabulary, quindi il lessico, evidenzio la lampada, evidenzio il bollitore, la palla, la fotografia, e quindi in qualche modo do subito un qualcosa di visivo che aiuta molto a chi all'apprendimento di tipo visivo e non solo di tipo mnemonico. Tra le altre cose, un'altra funzione è quella che si può fare l'effetto come in televisione o come sui giornali per oscurare un attimo, squadrettare le facce, se ci sono delle foto dove non volete far vedere o riconoscere, per esempio, i minori, potete cercare di coprire in qualche modo la faccia perché non sia riconoscibile. Quindi, come vedrete, se poi comincerete a usarla, di facile utilizzo, e anche per i nostri studenti molto utile e molto intuitiva. Passiamo adesso invece a un'applicazione, ancora un altro tipo di risorsa web, che è learningapps.org. Quindi questa applicazione è una specie di repository, se vogliamo, che contiene più di un migliaio, forse anche 2000 app che sono state condivise da docenti come noi un po' in tutto il mondo in diverse lingue e sono delle piccole pillole di contenuto che anche queste ci possono aiutare per le nostre lezioni in modalità CLIL oppure anche lezioni di lingua. Sono tutti piccoli moduli interattivi e li posso selezionare, c'è cioè una ampia scelta, come vedremo, ma li posso anche, l'applicazione mi dà la possibilità di crearne io degli stessi, salvarli e poi inviarli ai miei alunni affinché eseguano degli esercizi. Ci sono vari livelli, per cui ci sarà l'esercizio per scuola primaria, l'esercizio per scuola secondaria, quindi basta cercare e vedere quello, se vogliamo qualcosa di già pronto, è quello che ci può interessare, altrimenti lo possiamo adattare secondo la nostra esigenza. Nella presentazione, questa applicazione dice che logicamente non vogliono essere delle unità didattiche, sono soltanto delle piccole app, dei piccoli moduli che
che possono servire a livello di introduzione di un argomento oppure di check finale. L'interfaccia appare così, learningapps.org, anche qui si fa un'iscrizione, come vedete qui in alto a destra, e ho fatto un esempio informatica di base, però vedete qui in alto a sinistra c'è insomma, dove posso scrivere ricerca app, oppure se so già cosa voglio cercare, oppure cerca tra le app e mi appaiono tutte le categorie e all'interno di queste categorie io scelgo English, Geography, quello che mi interessa. Nell'informatica ovviamente qui siamo a un test a scelta multipla e di livello molto base, cosa significa il termine hardware, e poi ci sono i vari esercizi che io mi posso, poi questa app me la posso salvare e farmi un piccolo folder dove raccolgo le app che mi servono e che posso poi presentare ai miei studenti come esercizio. Dunque, altro esempio che avevo fatto, anche questo perché ecco, non sono tutti esercizi a scelta multipla, ce ne sono di molti be molto bellini, per esempio questo sull'energia, dove c'è questa specie di puzzle che si svela ogni qualvolta io metto una di queste tessere, diciamo, sotto la colonna giusta, che sia la phase transition o che sia heat transfer, insulator, conductor, quindi chi fa fisica in questo caso sa bene di cosa stiamo parlando. Quindi sono interattive, ripassano il vocabulary e allo stesso tempo sono anche in qualche modo divertenti perché alla fine poi appare la foto che rappresenta questa energia allo stato fisico. Crea app qua in cima dove sto mettendo la manina è dove io posso a mia volta creare un'app e poi credo che abbiamo perso la connessione con l'Alessandra, adesso cercheremo di ripristinarla, eccola. Ecco Alessandra, se mi senti puoi riattivare il microfono e puoi ripartire perché è andato via il collegamento. Sì, mi sentite? Senti, Alessandro. Ecco sì. Ok, benissimo. Sì. Ok, è andato via a tutti o a me soltanto? Credo a te, ma era successo anche a me prima un attimo, quindi purtroppo a volte succede. Comunque, abbiamo perso una frazione di secondo, quindi se puoi Perfetto. ripartire non ci sono problemi. Puzzle e quindi all'utilità di sfruttare queste app già pronte per l'apprendimento e crearsi anche una specie di database personale da sfruttare nelle proprie lezioni per la propria disciplina. Allora, il prossimo web tool è invece un dizionario online che è un dizionario però un po' particolare perché intanto è un visual dictionary, cioè un dizionario visivo e quindi anche questo che tende a fissare degli elementi a livello visivo e non solo a livello puramente mentale. E ci sono, come vediamo, due possibilità, tra quelle più usate, Snappy Words e VisuWords, che hanno però la stessa funzionalità, e quindi lo stesso utilizzo. Ho fatto uno screenshot, per esempio, di VisuWords, che si può utilizzare anche senza iscrizione. Metto qui in alto, dove dice Visualize Word, cioè me la fa leggere una definizione come in un semplice dizionario, ma me la fa visualizzare, quindi uno
digita la parola che cerca, in questo caso ho messo libro, book, e non solo mi si apre questa specie di fiore con tutte le possibili accezioni del termine book, ma se guardate a sinistra ci sono varie indicazioni in vari colori che mi dicono anche di che tipo di parola stiamo parlando, se si tratta di un sostantivo, sarà violetto, se si tratta di un verbo, sarà verde, aggettivo giallo, avverbio rosso, e così subito di acchito io so che la parola book comunque non è solo un nome in inglese, non è solo un sostantivo, ma anche altri usi. Se poi lo navigo, quindi se noi ora fossimo online sul sito dove metto il mio indicatore, mi si apre la definizione. Quindi book, cos'è un book agent? Cosa vuol dire book a livello di verbo? Per esempio, poi se ne aprono altre, building a book binding cover, e quindi mi dà tutte le possibili connessioni come darebbe un dizionario, qui me lo dà in maniera visiva. Diciamo, è molto utile per i ragazzi per imparare varie, per visualizzare più che altro varie definizioni, in maniera diversa dal solito dizionario che spesso ormai non li vedo nemmeno più a scuola, i dizionari cartacei, ma anche quelli online vedo che sono usati veramente poco. WordArt penso che sia il più conosciuto, quello che crea le famose cloud. WordArt è uno dei tanti che potete usare. A cosa mi serve? Mi serve per creare appunto delle nuvole di parole che posso fare della forma e del colore e del font che voglio a livello visivo, e mi servono al di là, diciamo, del piacere di vedere delle cose così che riuniscono magari tutte le parole chiave che ho presentato magari in una lezione di geografia o in questo caso, come potete ben capire, in qualcosa che riguardava il tè, che è tra l'altro la mia bevanda preferita, quindi ho scelto questa. Mi serve anche per analizzare dei testi. Io vado su WordArt e faccio il sign in e poi inserisco, prendo magari un qualsiasi testo, un articolo che trovo nel web oppure un testo che ho caricato nel computer e lo immetto dentro questa nuvola. È interessante perché, per esempio, le parole più grandi sono più vuol dire che sono usate all'interno di questo articolo. E quindi, per esempio, prendo un articolo di economia sull'Italia, magari preso, che ne so, da un sito di economia online, un articolo che parla dell'economia attuale dell'Italia, provate a farlo, io l'ho fatto e l'ho inserito dentro la forma che avevo scelto, che se potevamo andare online vi facevo vedere, ma magari ci andrete voi e ci giocherete un po' per impratichirvi. Ho messo questo articolo e le parole che sono saltate più all'occhio sono è stata la parola debito, governo, e quindi si vede subito l'articolo su cosa, su quali elementi del discorso voleva. A quali elementi, scusate, voleva dare più peso e voleva più sottolineare, quindi l'incidenza della parola rispetto a tutto l'articolo. E quindi serve anche per trasferire il messaggio, ecco, potremmo dire così, in maniera diversa e non sempre, quindi attraverso lo scritto, attraverso un riassunto, un resoconto, che è la modalità più tradizionale. Provate a fare qualche nuvola. Ci sono anche nuvole interattive, si possono anche creare dei link sulle parole e quindi si può anche fare una presentazione unicamente con una nuvola dove io ho raccolto tutte le parole che ho presentato magari in una lezione e le rendo attive con un link e il link mi rimanda
magari a tutte le presentazioni o ricerche che i ragazzi hanno fatto su quell'argomento. Allora, poi è la volta di Free Rice. Ho scelto questa che è un po' a metà tra il gioco, come dice qui, il gioco educativo, perché è una specie di dizionario a scelta multipla che serve per espandere il vocabolario di base. Non è attivo soltanto per la lingua inglese, può essere usato anche con altre lingue. Perché si chiama freerice.com? Si chiama così perché è collegato a un'organizzazione che è la World Food Program, che fa delle donazioni in riso, come dice appunto il titolo del sito Free Rice, ai paesi bisognosi per stimolare le economie locali. Quindi qui c'è anche una componente educativa per i ragazzi e sociale. Come appare? Appare così, questo è il campo di riso e io scelgo la lingua. Veramente qui era stato scelto l'inglese. Posso scegliere il livello vedete lo trovate qui, Change Level, quindi posso partire da un livello molto base e mi appaiono tutta una serie di parole una dietro l'altra con quattro possibilità di scelta. Io scelgo quella giusta e se ho scelto bene mi si aggiungono 10 chicchi di riso nella mia ciotola. Quindi man mano che vado avanti con le risposte giuste, intanto mi dice correct perché quella precedente era stata fatta bene, quindi awful, il sinonimo era terribile, terrible, imparo i sinonimi in questo modo, quindi allargo molto il mio vocabolario, ovviamente cambiando il livello ci sono tantissimi livelli, più il livello va avanti, più aumenta la difficoltà, quindi anche per noi docenti a volte sono parole veramente strane, nel senso che sono poco usate probabilmente, quindi anche per noi può essere istruttivo e aumenta la quantità di riso nella mia ciotola e quindi anche la donazione che uno va a fare. E si possono iscrivere anche i ragazzi, volendo si può lavorare anche in interazione oppure uno lo utilizza così, soltanto come pratica, e come allenamento sul vocabulary. Molto carino e anche poco impegnativo, ecco che ognuno si può caricare sul suo tablet e passarci un po' di tempo ogni giorno. E questo per quanto riguarda il Free Rice. Poi un'altra cosa completamente diversa, perché come avete visto ho cercato di spaziare un po' da un tipo di software all'altro, è DotStorming. Questo penso sia abbastanza conosciuto, serve per votare e condividere delle idee all'interno di un gruppo, in questo caso all'interno della classe. È molto usato, c'è una cosa molto anche questa anglosassone, è il dover sempre mettere tutto a votazione, il dare quindi la propria opinione in maniera, volendo anche piuttosto anonima, e anche molto richiesto dalle scuole primarie, è perché ai bambini, chiaramente, magari del terzo o quarto anno, no? Piace poter interagire e dare il proprio voto. Ecco, qui ho scelto una cosa piuttosto base, What's your favorite fruit? Quindi si inseriscono le foto, poi i partecipanti sono quelli che sono stati invitati a partecipare a questo sondaggio. E quindi creo dei sondaggi a cui posso dare questo puntino che significa le votazioni che ha preso quella determinata, in questo caso è il frutto che il ragazzo ha scelto, però si può mettere anche
fare una specie di bacheca in cui i ragazzi postano le foto che hanno fatto oppure un lavoro che hanno fatto e poi viene data questa votazione. A livello invece di adulti si votano presentazioni oppure si votano proposte, quindi serve per avere a distanza una specie di poll di sondaggio. Anche, scusate, anche per Dotstorming si deve fare l'iscrizione e poi si può cominciare a utilizzare. Tiki Toki piacerà agli insegnanti specialmente di storia e direi di storia dell'arte perché è una piattaforma online che permette di creare delle linee del tempo molto belle e molto di effetto, dove posso aggiungere brevi testi, immagini e video e li vedo come in una finestra e li vedo con tutto lo scorrimento temporale che mi va, per esempio, un periodo storico dall'anno 0 all'anno 2000. E quindi dà la visione della storia in maniera continua con vari approfondimenti. Poi ultimamente TikTok ha anche aggiunto la versione 3D, che forse è quella che ancora di più è utile per visualizzare come procede la storia e anche la storia dell'arte. Vi faccio vedere, a parte il discorso che la piattaforma è compatibile con video presi da YouTube, Vimeo, Flickr, quindi le più grosse banche video. Però ecco, questa che è bellissima, se voi digitate Tower of London Tiki Toki, potete aprire questa presentazione che quindi è stata fatta, come vedete, e poi condivisa, da qualcuno per dare l'idea di come funzioni. E qui in basso c'è la linea del tempo con l'anno. E ho tre livelli che mi vanno in dimensione proprio 3D, mi dà anche la profondità, e ad ogni livello ho un colore. Per esempio, ho il colore che mi identifica il regno, quindi sta parlando della Torre di Londra e quindi quali erano i re, quali sono stati i re che si sono succeduti, gli eventi che sono accaduti e poi invece e quello che riguarda più il lavoro architettonico. Poi vado a navigare, in alto vedete l'anno 1066, cioè l'anno della fondazione del complesso della Torre di Londra, e poi in profondità viaggio e quindi vedo nel passare del tempo i re che si avvicendano e tutte le vicende collegate alla Torre di Londra fino ad arrivare ai giorni nostri. E quindi anche solo preparare un lavoro di questo tipo vuol dire che c'è stata una profonda conoscenza e riflessione su tutte le varie, vari aspetti, sia storico che artistico, di questo argomento. Sono molto di effetto, come vedete, però ecco, l'effetto lo dà se la navigate, quindi se provate ad andarci, quindi prendendo poi la presentazione che caricherò nella cartella dove ci sono già i link, quindi potete direttamente andare a vedere questa presentazione in 3D di questa linea della storia, del tempo della storia della Torre di Londra. Musila invece è un software che serve per la reading comprehension, quindi a facilitare la reading comprehension, e secondo me è veramente utile perché noi sappiamo bene che le nostre classi sono di livello misto, è quasi impossibile avere una classe dove tutti gli studenti siano allo stesso livello, per cui mi trovo a presentare anche, seppure dal web, una presentazione che è vero e materiale autentico, però è difficile. E quindi in qualche modo ha bisogno di essere abridged e quindi comunque lavorata e sistemata per i nostri studenti. Newsila ci permette di trovare dei testi online attuali che ho la possibilità di trovare già pronti
in quattro livelli di difficoltà. Quindi questo mi permette di lavorare con lo stesso testo, però con difficoltà diverse all'interno della stessa classe. Quindi questo mi permette di far lavorare, diciamo, ogni studente secondo le proprie possibilità. Qui in alto vedete, in alto a destra, qui ho la lunghezza e ho quattro possibilità di lunghezza e quindi anche di pesantezza del testo. Ora, questo testo non mi stava tutto nello screenshot, riguarda le piante che dovremmo far crescere, quindi una cosa che un tipo di lettura che avrebbe potuto scegliere, quindi, non so, un insegnante di scienze. E questo è a difficoltà 690, e quindi mi dice, you know what they say about every showers, eccetera. E lo stesso testo, cambiando qui in alto a destra il numero della lunghezza, lo ritrovo per esempio a 350, molto più semplice e molto più fruibile. Inoltre, nelle parole in neretto, ho già la possibilità di trovare un piccolo dizionario che mi spiega le parole difficili. E non è tutto qui, perché poi ho delle activities a destra che sono già state preparate sotto forma di solito, vabbè, di un piccolo test di comprensione che può essere un vero o falso, che può essere una scelta multipla, ma che comunque è già pronto a seconda appunto del livello che ho usato. Quindi ho la reading comprehension, la posso anche stampare, quindi non è detto che lo debba fare online. E semmai, ecco, poi il test che voglio far fare ai ragazzi è quello lì, è a destra. Ora qui purtroppo non si può attivare, quello posso farglielo fare online oppure cercare di scaricarlo e farglielo fare cartaceo. Quindi questo è molto utile perché faccio lo stesso testo a difficoltà diversa. È un testo, come dicevamo, sempre di materiale autentico reale perché è preso dalle notizie di attualità. Photobubble, anche per questo vi consiglio di scaricare questo, cioè, di inserirvi, iscrivervi in questo web service. Che, come dice la parola stessa, fa parlare le foto, talking photos. Prendo una foto che ho o che faccio, che prendo dal web, e ho la possibilità, sia su computer che su smartphone, sia su tablet, di far parlare, registrandoci prima sopra una frase, far parlare le foto. E questo è molto carino perché ho la mia foto parlante. Quindi che mi può anche non solo parlare, ma ci posso anche associare una canzone oppure dei file audio già presenti dentro il sito di Photobubble e quindi creare delle cose molto carine che si possono poi condividere, mandare via mail, postare, eccetera. Per creare anche questo prodotti più originali. Poi Easly, che è uno dei miei preferiti perché riguarda il mondo delle infografiche. E le infografiche, come sapete, sono un modo di presentare il contenuto in maniera anche questa visiva e quindi che ci rimane molto più impressa perché sapete ciò che ascolto, vedo, mi rimane più impresso di quello che leggo e basta. E Easly è uno dei tanti. Software che ci permettono di fare le infografiche attraverso tantissimi templates che sono già pronti, quindi che non devo costruire io e che posso poi customize, cioè adattare e riempire con il mio contenuto. Altri che sono usati sono PictoChart e Visme, che sono usati molto, ma ce ne sono veramente altri. Diciamo che Easly è molto semplice e offre dei template gratuiti. Abbastanza, insomma, la scelta è ampia e quindi ci può essere utile usarlo. Abbastanza facile, abbastanza anche facile salvarli e condividerli, che poi è quello che a volte
ai nostri studenti non riesce molto bene. Un esempio, ho scelto, vedete proprio l'impatto visivo dell'infografica che riesce a trasmettere molto di più che forse tante parole. Ho scelto una fatta da una collega nel corso TecnoClear for Evo che abbiamo fatto l'anno scorso per riassumere in poche parole l'esperienza delle tecnologie, le risorse web per creare le lezioni CLIL, che quindi lei aveva reso con questa infografica molto colorata. E poi un'altra che ho già trovato pronta sul web, che per esempio fa un paragone tra la classe, diciamo, vecchio stile e la classe tecnologica, quindi quali sono le differenze. Quindi vedete appunto come l'infografica possa anche questa essere un buon punto di partenza per noi docenti per presentare un argomento, ma spesso io l'ho usata anche come punto finale, cioè riassumere ciò che è stato detto attraverso un'infografica. Se uno lo sa fare, cioè sa scegliere quello che deve mettere e abbinarci anche un'immagine, vuol dire che ha completamente compreso quello di cui si è parlato. Poi, per la gioia di Simona, questo che comunque tanti richiedono, io non è che li usi molto questi quiz preconfezionati, però i quiz maker, anche questi hanno avuto una fortuna nel web, perché qui troverete poi il link Top 10 Quiz Makers, perché ce ne sono circa 10 nel mondo appunto dell'istruzione che vengono utilizzati dalla maggior parte dei docenti per creare dei quiz sia a livello di ripasso che anche di un momento un pochino più di ludico, di imparare divertendosi. E sono preparati dagli insegnanti e poi con un semplice codice che viene fornito ai ragazzi. I ragazzi possono, gli studenti, quindi magari gli alunni, quelli un po' più piccoli, divertirsi a fare questi quiz già preparati dal docente. Quiz, dicevo, è soltanto uno e poi ne troverete altri con le relative spiegazioni, perché c'è appunto un bel sito, questo è un collegamento a un bel sito sulle novità tecnologiche per la didattica, che quindi potete anche navigare a vostro piacimento per trovare altre informazioni. E quindi io sarei quasi arrivata, forse con un pochino più con un pochino di anticipo alla presentazione, che concludo dicendo, scusate, concludo dicendo che il CLIL non finisce mai e anche i tool che posso usare nella mia didattica non finiscono, e quindi se ne potrebbe aggiungere a questa presentazione infiniti. Spero che quelli che vi ho presentato possano in qualche modo essere di ispirazione, però ecco, vi invito, visto che il tempo che avevamo a disposizione non era tantissimo e anche ci sono stati purtroppo dei disguidi di cui mi dispiace, vi invito, dicevo, a provarli proprio a divertirvi con i vostri device e a vedere quello che più si confà ovviamente alla vostra disciplina. Ho messo anche una brevissima sitografia dove si parla, quindi questo proprio a livello di letteratura teorico, degli articoli più salienti riguardo al CLIL e la tecnologia computer e l'apprendimento della lingua. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che sia stata di aiuto questa presentazione, e vi invito adesso adesso no, ma a completare l'attività, che è una semplice attività. Sono stata, prego, vedo che mi ringraziano, è stato un piacere. L'attività è semplice, sono stata pregata dalle colleghe della mia scuola che mi incontravano nei corridoi di non fare niente di pesante, perché ormai siamo arrivati a fine maggio quasi e siamo veramente provati e quindi abbiamo poche energie.
L'attività la trovate, come ho scritto qui, nella cartella nominata a Pauli Cleveland ICT Activity. È un semplice, diciamo, file da riempire con uno dei web tool che sono stati presentati oggi o che pure voi usate, che trovate utili, e praticamente basta far vedere, insomma, scrivere le vostre osservazioni sull'uso di questo web tool, perché lo usate, come lo trovate, come pensate possa essere utile, per quale classe, eccetera. Allora, Direi io prenderei un che attimo la se non ci parola, sono particolari domande, non so se se posso. qualcuno E intanto ha delle ringraziandoti domande, tantissimo qualcosa, perché hai insomma, fatto una, ce ne può cioè, hai fare. raccontato tantissimi strumenti. Io me ne sono segnati Grazie. alcuni che già credo che utilizzerò nelle prossime settimane. E i miei preferiti, appunto, quello per creare delle meravigliose timeline e quello per il reading comprehension. Poi chiaramente ognuno ha le proprie, non solo insomma le proprie app preferite, ma poi anche in base alla disciplina è chiaro No, che ci veramente. si orienta in una direzione piuttosto che un'altra. Ci sono delle domande in realtà, e quindi io guarderei un attimo, sono delle domande, un paio sono, appunto, ripeto, la primissima domanda era quella circa dove poter reperire i materiali della scorsa lezione e ho scritto dove trovare, ho messo il link al video e ho messo anche l'indicazione circa il reperimento dell'attività, cioè sul ThinkSpace. Quando voi avete dubbi sul dove reperire le attività che vi abbiamo fatto fare o i materiali che vi abbiamo lasciato, andate su ThinkSpace e cercate nelle cartelle dei materiali e lì troverete sicuramente quello che cercate. Un'altra domanda era riferita al job shadowing, quindi la domanda dice: siamo alcuni insegnanti pugliesi interessati a intraprendere un percorso di job shadowing, ci interesserebbe conoscere meglio la vostra esperienza, qualcuno potrebbe illustrarcela? Allora, qui rispondo io, nel senso che il nostro job shadowing deve ancora partire. Quindi la nostra esperienza la racconteremo sicuramente al rientro dopo l'estate, ma se avete curiosità di avere informazioni circa il job shadowing, vi diciamo, consiglio di ascoltare il webinar che ha fatto Daniela Calzoni, che è esattamente quello della scorsa volta. Vi metto qui sul foglio delle domande il link al video. Ultima domanda, questa è per Alessandra, cioè, e la domanda Alessandra dice: c'è un programma che permetta di fare quiz a trascinamento? Suppongo di sì. A trascinamento, col drag and drop, penso che si stia riferendo, sì, con il drag and drop, penso di sì, e comunque, perché ora io uso molto quelli molto basic, vero o falso, e perché ho i ragazzi più grandi, però laddove andrete poi a trovare la presentazione, laddove si dice i 10 più famosi quiz maker, lì dentro appunto avete la scelta e accanto, senza starli a aprire tutti, avete già le caratteristiche di ogni quiz maker. Per esempio, questo è specializzato per questo, quindi a seconda anche della disciplina che appunto avete, scegliete quello che vi sembra possa essere. Di solito, ecco, dico che quello che va più per la maggiore è la scelta multipla, perché probabilmente è quella che è più di facile somministrazione. Però ne ho visti anche alcuni col drag and drop, ora non mi ricordo esattamente quale dei 10, perché effettivamente sono 10, quindi ora a memoria non me lo ricordo. Vi invito a dare un'occhiata, e semmai poi riguardo anch'io per dare una risposta più precisa, se non trovate quello che state cercando.
Sì, qualcuno chiede del Twin Space, sì, è sempre tutto dentro il Twin Space, la cartella. Penserei, ecco, di mettere tutto lì perché ho visto che se mettiamo più cartelle magari può essere fonte di confusione. Io metto tutto lì dentro. Quello che vi chiedo è quando andate a caricare il vostro web tool di rinominare il file, come ha detto prima Simona, mettendo il vostro cognome, perché altrimenti ci sono una miriade poi di file senza nome e quindi non si riconosce più, diciamo, quello originale da scaricare, non si riesce nemmeno a individuare le persone che hanno caricato. No, Ecco, per infatti, esempio Carmen usa sempre Quiziz e scusami. quindi può dare lei stessa i Infatti, una delle consigli, cose secondo me Quiziz è più sicuramente carine, poi in realtà uno dei sarà più confrontarsi, gettonati. che poi è un po' il senso di questa nostra formazione online, per cui davvero ognuno di noi utilizza dei tool diversi e grazie alla presentazione di Alessandra ne ha scoperti di nuovi. Potremmo incrociare, l'idea sarebbe proprio di incrociare tra di noi sulla cartella su Twin Space, nella cartella su Twin Space i nostri tool preferiti, insomma chiaramente uno è un'attività carina che può davvero essere molto molto interessante. Se qualcuno vuole, volesse prendere la parola adesso e spiegare qualcosa o parlare del proprio tool preferito, io posso attivare i microfoni, per cui ditemi se c'è qualcuno che volesse parlare, io sono ben contenta di dargli la parola. Dice Antonella, nel frattempo ho visto i materiali video delle lezioni precedenti su TeamSpace, ma invece dove si possono trovare le schede di lavoro? Dunque, le schede di lavoro si possono trovare sempre sul, per rispondere ad Antonella, si possono trovare sempre sul TeamSpace per quello che riguarda la scheda di lavoro relativa al webinar, quello che ho fatto io sui training made easy, lo trovate nella cartella training made easy, attività di follow up. Per quello che riguarda invece l'attività di follow up di Daniela Calzoni, il webinar sul, ricordo quello sul job shadowing, era la scheda è caricata nella cartella, sempre sul Twin Space, materiali, file, nella cartella job shadowing, forklill, attività di follow up, e la stessa cosa per i materiali dell'Alessandra che sono caricati nella cartella relativa al webinar di oggi. Quindi sì, dice Stefania, Quiziz è equivalente a Kahoot. Sì, Kahoot. Sì, vai, vai tu. Simile. Sì, è simile, anche se io non ho molta simpatia per Kahoot, ma insomma va bene, insomma so che per esempio la primaria è quello più usato e anche all'estero hanno una predilezione per questo Kahoot. Poi ce ne sono anche altri, addirittura ci sono quelli che danno anche una specie di, come si potrebbe dire, fanno un più al ragazzino che è intervenuto, si può creare una specie di classe, è una classe virtuale e quindi vengono dati come dei badge ai ragazzini che collaborano, che intervengono, quindi una specie di registro dove si tiene tutto il feedback dei ragazzini che Sì. intervengono alle lezioni, fanno più esercizi, Allora, da eccetera, però un'occhiata al ecco, file se visto che è ci molto sono usato altre più che altro domande, alla no, vedo che non primaria. ci sono altre domande. Comunque, insomma, ricordiamo che se Allora, ci fossero Mirza, delle senti, non ci domande sono così, altre domande? Perfetto. Allora, Alessandra rilascia la sua mail. Sì, al limite non so se vuoi che lasci la mia mail, Ricordo se a tutti di qualcuno non le chiede già inviare la qualcosa, scheda volentieri di la follow up scrivo. ad Alessandra a questa mail, ma di caricare tutti i materiali sulla. Quello. Sì. No, più che altro.
Più che altro l'idea di caricare tutto su PinFace al centro di condividere e di Lascio quindi così, fare le una domande però. formazione. Certo. Sì. Sì, ma infatti, no, ora dicevo se proprio fosse stata una cosa personale, mi potete, insomma, scrivere. Poi però tutto, anch'io Certo. sono Allora, dell'idea che più se non condividiamo, abbiamo altre domande, più è un se arricchimento, è nessuno ha reciproco, quindi voglia non diminuirà. di intervenire, chiuderei questo webinar ringraziando davvero tutti per la presenza. Sappiamo benissimo che questo è un periodo per tutti molto denso, perché lo è anche per noi, però insomma questo è un po' il senso del nostro progetto Erasmus Plus, formazione, quindi l'accento sulla formazione è uno di quei motivi per cui poi siamo riusciti a, diciamo, ad avere la possibilità di avere il finanziamento. Ringrazio. Ah, certo. Scusa Simona, ecco, chiedeva giustamente Antonella, entro quando, Antonella Bonventre, e, insomma, avremmo pensato entro il 10 giugno, per la presentazione per caricare la scheda che riguarda questo webinar. Quindi, insomma, c'è un po' di tempo, un po' di calma Benissimo, per sì, poterlo sicuramente poi fare. è anche Comunque un modo vedrete che è una cosa abbastanza per scoprire cose nuove, per utile, cui insomma, facile da ripeto, portare ringrazio avanti. tantissimo Alessandra Paoli dell'Easy Piaggia di Viareggio che ha presentato il webinar di oggi. La saluto, ti saluto e saluto tutti, vi ringrazio ricordandovi che questo webinar sarà reso disponibile anche sul canale YouTube Igiene in Toscana tra qualche giorno e quindi chi di voi non avesse potuto sentirlo tutto o per niente, quindi magari vorrà sentirlo in registrata, potrà farlo ovviamente senza nessun problema. Io vi saluto, vuoi fare un ultimo saluto Alessandra? Anch'io ringrazio tutti e grazie di aver partecipato e ci Panico. vediamo. Ringrazio Simona che è sempre carinissima, riesce a mantenere la Sì, calma anche certo. nel Allora, appuntamento momento il 22 maggio per il webinar del calo della connessione. Grazie con Cinzia veramente a Masia tutti, buona serata e ci sul vediamo al curriculum prossimo verticale. Un webinar. caro saluto, buona serata. Arrivederci. A presto, anche da me.